Questa è la storia di ciò che avvenne un giorno nel bosco dei 100 acri. Ma non il solito giorno qualsiasi. Quello fu il giorno in cui Winnie Pooh dimenticò qualcosa. Davvero? Oh, rabbia! Non mi pare di ricordare quello che avevo dimenticato. Me lo dici tu, per favore? Vedi, Pooh, per avere una risposta dovremo raccontare la storia. Oh, ma certo! E ci sono anch'io? Oh, sì! E anche un tuo amico speciale, Ro. Sono io! Ora, in questo giorno particolare, Ro e Pooh giocavano al salto della rana. Ma poi, all'improvviso... Oh, rabbia! Che cosa c'è, Pooh? È finito il miele! Succederà sempre così quando si mangia mentre si salta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Che cosa c'è che non sento molto bene? È Christopher Robin! Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Perfetto. Ciao, Christopher Robin. Che cosa fai? Ehi là, ciao, Ro. Ciao, Orsetto Pooh. È una giornata così bella che ho pensato di dare una festa. Tutti i giorni sono un bel giorno per una festa. Ma questa è molto speciale. È la festa dell'altruismo. La festa di che cosa? Dell'altruismo. È quando ognuno porta qualcosa e la divide con gli altri. Qualcosa come i vasetti di miele? Puoi portare quello che vuoi. Giocattoli, decorazioni, oppure cose dolci da mangiare. L'unica regola è questa. Bisogna portare una cosa per ogni invitato. E quanto sarebbe? Siccome noi siamo in 10... dovrete portare 10 cose. Come faccio a sapere quante sono 10 cose? Basta contarle. Ma io non so contare. Non fa niente. Puoi insegnartelo Pooh. Davvero? Ma certo. Ti ho insegnato a contare l'altra settimana. Oh sì, abbiamo contato i vasetti di miele. E dimmi Pooh, ti sei esercitato a contare? Sì, tutti i giorni. L'esercizio è la cosa più importante quando si impara a contare. Ci saranno 10 persone alla festa, quindi occorre una sedia per ogni persona. Contiamole insieme, Pooh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sedie. Ci sono 10 sedie per 10 persone? Sì, esattamente, Ro. Ci serviranno anche 10 piatti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piatti. Hai visto? Che forza! Contare è uno spasso. Ci sono anche altri numeri dopo il 10. Oh sì, tantissimi. Ma visto che ci sono 10 persone alla festa, noi adoperiamo solo i primi 10 numeri. Ah, che bello! Voglio imparare a contare. E presto ci riuscirai. Puoi aiutarmi a contare 10 vasetti di miele da portare alla festa? È un'idea meravigliosa, Orsetto Pooh. Ma fate in fretta. La festa comincia alle 3. Presto, Ro. Dobbiamo contare 3 vasetti di miele prima delle 10. Vuoi dire 10 vasetti di miele prima delle 3? Oh, anche quelli? Sciocco d'un orsetto. Quando iniziamo a contare? Subito. Sei pronto? Sì. E allora si comincia. 1, 2, il numero dopo il 2, 5, 6, ancora 1, no, 3, oppure 4... Pooh,
Qualcosa non va? Mi sa che ho dimenticato come si conta. Oh no, non hai fatto esercizio. Oh sì, ma mi sono esercitato parecchio a mangiare, piuttosto che a contare. Che guaio, così non possiamo andare alla festa. Perché no? Perché servono 10 cose per andare alla festa e se non sai contare fino a 10, come fai a sapere che sono 10 cose? Oh, rabbia! E se non sai contare le tue 10 cose, come fai ad aiutare me a contare le mie 10 cose? Doppia rabbia! Ho trovato! Imparerò io a contare, così ti aiuto a ricordare e possiamo contare tutti e due 10 cose! Meraviglioso! Non ti preoccupare, Pooh, alla festa ci andiamo anche noi due! A più tardi! Contare! Sei venuto all'indirizzo giusto, figliolo! Il caro prozio Edgar era il decano dei conti nella grande voliera di Oxford. Sarà un immenso piacere per me avviarti sulla strada della conoscenza numerologica, non è vero? Grazie, Uffa! Allora, ci sono 1000 cose meravigliose da imparare quando si conta e 1000 cose da contare quando hai imparato. E la primissima cosa da imparare sono i numeri. Dimmi, tu sai cosa sono i numeri, Ro? I numeri sono quelli che adoperi per contare le cose? Esattamente! Lo sapevi che i numeri sono ovunque intorno a te, ovunque tu vada, tutti i giorni! Davvero? Ma è naturale! Ecco, guarda qua, questo è un 5 e quello è 1. Quelli sono tutti i numeri per i giorni del mese. Anche quelli sono numeri? Oh, no, no! Quelle sono lettere! Qual è la differenza? Le lettere vengono usate per scrivere le parole, come canarino e tazzina. I numeri, invece, si adoperano per contare quanti pezzi ci sono di una determinata cosa. Dimmi, Ro, riesci a vedere qualche altro numero che si trova intorno a noi qui dentro? Quelli sono numeri! Bravissimo! La grande enciclopedia degli uccelli, dal volume 1 al volume 12. Anche quelli! Splendido, Ro! Eccone altri! I numeri dell'orologio servono per sapere che ore sono. Uffa, quanto manca le 3? Un'ora esatta. Perché c'è qualcosa che non va? Devo sbrigarmi! Tutti questi numeri da imparare e io ancora non so nemmeno come si chiamano. Vedi, Ro, ogni singolo numero ha un nome ben preciso. E così come devi ricordare il nome delle persone, devi anche ricordare il nome dei numeri. Ma sono così tanti, come faccio a ricordarli tutti? La cara cugina Edna mi cantava sempre la canzoncina dei numeri quando ero solo un gufetto timido e spelacchiato. Forse ti aiuterà. Per contare devi numerare ogni oggetto intorno a te. Ecco il modo da utilizzare. Vuoi provare insieme a me? Per contare devi numerare ogni oggetto intorno a te. Questo modo serve ad imparare. Vuoi provare insieme a me? Guarda l'uno che fa adesso. Diventa 2 se è riflesso. Guarda in alto cosa c'è. Non lo so. 1, 2, 3. Ecco il 3. Quanti vetri ha il portone? Se dici 4, hai ragione. Per contare devi numerare ogni oggetto intorno a te. Questo modo serve ad imparare. Puoi provare insieme a me. Questo è mio! Qui siamo in 5, ci sono anch'io! 1, 2, 3, 4, 5! Sono io! I ritratti sono 6! Sono tutti amici miei! Conta con me quelle
delle grosse travi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 fiori, come siamo bravi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Per contare devi numerare ogni oggetto intorno a te. Questo modo serve ad imparare, puoi provare insieme a me. Prova a contare solo tu, per vederci salta su! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 L'ho fatto! Possiamo farlo ancora? Ah, ma certo! Quanti saranno gli uccellini? Sono 10, ma che carini! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 Per contare devi numerare ogni oggetto intorno a te. Questo modo serve ad imparare. Vuoi contare insieme a me? Vuoi contare insieme a me? Wow! Guarda quanti numeri ci sono! E abbiamo usato solo quelli dall'1 al 10. Che succede quando finiscono? La cosa bella dei numeri è che ce ne sono talmente tanti che non finiscono mai! Magari i biscotti fossero come i numeri! Ora ti prego di scusarmi, devo portare queste 10 tazze da te a Christopher Robin prima che inizi la festa. Riprenderemo a contare domani. Ma io devo imparare a contare oggi! Se non aiuto può contare, non possiamo andare alla festa! Se l'è dimenticato? Si è esercitato a mangiare invece di contare? Sì. Sempre la solita storia. Ecco qua. Puoi usare questi per fare esercizio, ma porta pazienza. Imparare cose nuove richiede tempo. E io farò tanto, tanto esercizio prima della festa. Rendo onore alla tua buona volontà, giovanotto. E visto che hai fretta, ti consiglio caldamente di andare dal nostro caro amico Tappo. È uno dei contabili più esperti di tutto il bosco dei 100 acri. Ci vado subito! Grazie, Uffa! Una patata, 2 patate, 3 patate, 4 5 patate, 6 patate, 7 patate, 8 Ciao, Tappo! Guarda che cos'ho! Oh, quelli sono numeri. Ah, dall'1 al 10. Sto imparando a contare. Uffa dice che tu sei il contabile più esperto di tutto il bosco. Ecco, non per vantarmi, ma ho vinto la gara di conteggio 3 volte di seguito. O erano 4. Me lo puoi segnare? Oh, allora sei venuto dal coniglio giusto. Lo sai che i numeri sono dappertutto? E che sono diversi dalle lettere? E che ogni numero ha un nome? Sì. E che... Oh, dunque lo sai? Ma voglio che tu mi insegni altre cose. Oh, davvero? Bene, allora seguimi. Stavo giusto per contare 10 carote da portare alla festa. Oh, le posso contare io? Ma sì, certamente. 1, 2, 5, 8, 4, 3, 10, 9, 6 e 7 No, temo che così non sia esatto, Ro. Ma sono tutti numeri, no? Oh, sì, senz'altro, ma devono anche stare nell'ordine giusto. I numeri devono stare in ordine? Ma certo, è la cosa più importante quando si conta, perché vedi, i numeri seguono sempre lo stesso ordine e l'ordine non cambia mai. E che ordine è? Con permesso. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 È così tutte le volte che conti? Tutte le volte. Ma io come faccio a ricordarmelo? Beh, l'unico modo, figliolo, è memorizzarlo. Memorizzarlo? Certo, funziona così. Ripeti i numeri finché li sai senza neanche pensarci. Devi chiudere gli occhi e visualizzare ogni singolo numero mentre lo pronunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Molto bene. Sai, quando ero un coniglietto, ecco, ho dovuto esercitarmi per giorni e giorni prima di arrivare al 6.
Davvero? Ma io non ho giorni e giorni. Devo contare 10 cose per la festa. Se vuoi, posso contarle io per te. Ma io voglio contare da solo, così posso aiutare Po a ricordare. D'accordo. Conta insieme a me. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Oh, eccellente! E ora usiamo quegli stessi numeri per contare le carote. 1, 2, 3, 4. Il numero su cui ti fermi indica quante sono. 1, 2, 3, 4. Sono 4 carote. 1, 2, 2 carote. Le hai contate tutte? Ah? Oh, è vero. 1, 2, 3. 3 carote. Ora ti spiego un piccolo trucco che usavo per assicurarmi di contare tutto quanto. 1, 2, 3, 4 carote. Hai visto? Ho toccato ogni carota mentre contavo. In questo modo sono sempre sicuro del fatto mio e non me ne sfugge neanche una. 1, 2, 3, 4. 4 carote. Esattamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carote. Esatto. E adesso prova a contare queste. 'Ro? Come faccio a contarle? Queste non sono carote. Ma è proprio questa la cosa bella dei numeri. Puoi usare gli stessi per contare le carote, le patate o qualsiasi altra cosa. Anche i vasetti di miele? Ma sì, certamente. Che forza! 1, 2, 3, 4, 5. 5 patate. E quanti sono questi cavoli? 1, 2, 3, 4 cavoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rafani. 1, 2, 3 piante di lattuga. 1, 2, 3, 4, 5 rape. Guarda, una zucca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pomodori. 1, 2 fagioli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zucchine. Oh, ma che bravo, Ro! Hai imparato a contare. Grazie, Tappo. Oh, e adesso ti spiego un'altra lezione molto importante. Le cose che conti non devono essere tutte dello stesso tipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verdure diverse! Eccellente! 9 hai detto? Pensavo fossero 10! Lo erano, signori! 10 verdure! Cos'è questa fissazione che avete per i numeri? Sto imparando a contare! Sì, è stupendo! Tua madre ne sarà soddisfatta. Mia madre? Devo andare! Grazie dell'aiuto, Tappo! Di nulla, piccolo Ro! E fai esercizio! Va bene, senz'altro! Ciao, mamma! Oh, ciao, Ro, caro! Sto imparando a contare! Guarda, ho anche i miei numeri personali! Che meraviglia! Ora capisco il motivo della tua allegria. Che cosa hai imparato finora? Un sacco di cose belle, che ogni numero ha un nome ben preciso e che i numeri devono seguire un certo ordine e l'ultimo numero indica quante sono le cose che hai contato. Oh, è meraviglioso, caro. Mi aiuteresti a controllare i numeri di questa ricetta? Ma certo! Che prepari? Una crostata per la festa di oggi. Soltanto una. Ma non dobbiamo portare 10 pezzi di ogni cosa. Preparo una sola crostata e poi la divido in 10 parti uguali. Comincia dall'alto e scendi piano piano. Ehi, questo è un 2, è un numero. E queste sono lettere.
Servono a scrivere le parole, come canarino e calendario. Molto bene, caro. Hai ragione, c'è scritto 2 tazze di farina. Questo è un 1. Sì, esatto. Ci vuole un uovo. Questo è un 3. Sì, 3 cucchiaini di cannella. Un 5. 5 once di burro. Questo è un 8. Ci vogliono 8 mele. Puoi contarle tu, caro? Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ho dimenticato di nuovo. Oh, non preoccuparti, caro. Imparare a contare richiede parecchio tempo e molta pratica. Ma io non ho parecchio tempo. Ho solo fino alle 3 del pomeriggio. E ora dove vai, Rock, caro? A fare qualche altro esercizio. Va bene, ci vediamo alla festa. D'accordo, almeno spero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Perché non me lo ricordo? Ciao, piccoletto. Ciao, tigro. Sto raccogliendo delle pigne pignole da portare alla festa. Ma guarda che bel mucchietto di sassolini. Vuoi portare questi alla festa? Non so nemmeno se ci vengo alla festa. Come non ci vieni? E quale sarebbe il motivo del perché ci vengono tutti quanti? Io non di certo, e neanche l'orsetto Pooh. Se non imparo bene i numeri, non posso aiutare Pooh a ricordarli. Oh, vediamo se indovino. Mangia sempre e non si esercita a contare, vero? Già. Purtroppo, se non lo aiuto a contare i suoi 10 vasetti di miele, lui non può aiutare me a contare le mie 10 cose e nessuno dei due potrà andare alla festa. Ho trovato! Quel che ti serve è un piano! E tu ce l'hai un piano? Il piccoletto mi chiede se ho un piano. Ropello, io ho un piano infallibile per insegnarti a contare. Si chiama il metodo del conteggio col bolleggio. E con quello imparo a contare? Senz'altramente, è il mio segreto brevettato. Invece di contare le cose, si saltellano. Vedi quei sassi? Avanti, dimmi quanti sono. 1, 2, 3... 4. Non importa. Non li contare. Saltellali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sassi. E ora guarda qua. 1, 2, 3, 4 tronchi. 1, 2. 3. Sangue di fango fresco e appiccicoso, le migliori del mondo. Dai, ora tocca a te. Ma posso farcela? Hai un talento naturale. Dopo di me, sei il saltatore più bravo di tutto il bosco. 1, 2, 3, 4 rocce. Super tigrissimo! Hai commesso solo uno sbaglietto. Qual è? Sai dirmelo? Hai saltellato 2 volte sulla stessa roccia. Vedi, quando applichi il mio conteggio col molleggio, devi sempre stare attento a usare un saltello per ogni cosa. Uno soltanto? Certo, ecco così. 1, 2, 3 rocce. Ah, è un po' come Tappo che tocca le cose mentre le conta. Così non gliene sfugge nessuna. Esatto! Lo sapevo che il vecchio coniglio covava qualcosa tra quelle orecchie lunghe. 1, 2, 3 rocce! Ehi, ce l'hai fatta! Coraggio, Robello! Vai con i saltelli! Se conti con me, così si fa saltare, t'aiuterà. Se ogni saltello conterai, i numeri imparerai. E saltelloso, salta su, seguimi. Su, conta con me, così si fa saltare, t'aiuterà. Ogni numero ha un ordine molto preciso e devi ripeterlo sempre con me. Conta gli oggetti che vedi qui, un bel saltello e vai così.
un bel vermicello, due tulipani, tre tronchi legnosi, quattro rospi noiosi, cinque felci, sei bei sicomori, sette sassolini, otto api che ronzano, nove belle talpette, dieci pozze che infangano. Se conti con me così si fa saltare t'aiuterà. Se ogni saltello conterai, i numeri imparerai. È saltelloso, salta su, seguimi. Se salti con me così si fa saltare t'aiuterà. È bello contare se anche tu rimbalzi un po' di più. Se ogni saltello conterai, i numeri imparerai. È saltelloso, salta su, seguimi. È bello contare, credi a me, contiamo insieme. Un, due, tre. Se ogni saltello conterai, tutti i numeri imparerai. Sapevo che contare fosse così divertente. Coi saltelli è più bello. Ora posso contare i vasetti di miele di Pooh? Robello, dopo il conteggio col molleggio puoi contare qualsiasi cosa. Grazie, Tigro. Ci vediamo alla festa. Ciao, Pooh. Salve, Ro. Sto aiutando Pimpi a gonfiare i palloncini. Li voglio portare alla festa di oggi. Oh, cielo! Hai imparato quello che avevo dimenticato, così mi aiuti a ricordarlo. Sì, ho imparato tante cose. Ogni numero ha un nome. E devi contare ogni cosa una volta sola. E il numero su cui ti fermi indica quante cose ci sono. È super tigriffimo! Oh! Cielo, hai imparato tutto questo? Ho anche i miei numeri personali. Che meraviglia! Me li presti così posso contare i miei palloncini? Certo! Oh, cielo! So di avere 10 palloncini, ma c'è qualcosa che non va. Dov'è che ho sbagliato? Vediamo. Ogni palloncino ha il suo numero ed è giusto così. Ho capito! Sono nell'ordine sbagliato. Quando si conta, i numeri devono sempre stare nell'ordine giusto. E quell'ordine non cambia mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, questo è l'ordine giusto. Oh, vedo che sai contare bene i palloncini, ma sai contare anche i vasetti di miele? Certo! Con i numeri puoi contare qualsiasi cosa. O almeno lo spero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 vasetti di miele! Evviva! Complimenti, sapevo che ce l'avresti fatta. Ora possiamo andare alla festa. Cucù, cucù, cucù. È appena in tempo. L'orologio ha suonato 3 volte. E questo vuol dire che... Sono le 3! Dobbiamo andare! Siamo arrivati! Finalmente! Pensavamo che ve lo foste dimenticato. Io dimentico tante cose, ma le feste le ricordo sempre. Hai trovato difficoltà a contare? Non l'ho fatto io, Christopher. Ci ha pensato Ro. Davvero? Fagli vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dieci! Complimenti a Ro! Evviva! Oh, il mio giovane allievo! Tutto quello che sai l'ho insegnato io! Oh, beh, con un po' d'aiuto da parte vostra!
porterò i vasetti di miele, perché io l'ho dimenticato. Non importa, Pooh. Contare non è facile. Ro avrà studiato molto per imparare. Sono molto orgogliosa di te. Ma devo esercitarmi ancora per non dimenticarlo. Domani posso venire a casa tua, Pooh. Così facciamo pratica. È un'idea meravigliosa. Ti va bene all'ora di pranzo? Sciocco d'un orsetto. Cielo! Niente paura, lo prendo io! Oh, aiuto! Aiuto! Resisti, Pippi! L'ha preso! Sensazionale! Grazie, Ro, è stato molto gentile da parte tua. Non c'è di che, Pippi. Oh, ecco il tuo numero. Oh, no, grazie. Spetta a te quel numero. Sul serio? Decisamente sì. Assolutamente sì. Ti si addice alla perfezione. Davvero? Certo, perché da oggi sei il contabile numero uno di tutto il Bosco dei Centuacri. Per contare devi numerare ogni oggetto intorno a te. Questo modo serve ad imparare. Puoi provare insieme a me. Per contare devi numerare ogni oggetto intorno a te. Questo modo serve ad imparare. Vuoi contare insieme a me? Vuoi contare insieme a me?